L'Ortolano, opera dell'Arcimboldo, contesa tra Cremona e Milano, torna in primo piano per l'incontro in agenda domani al Pirellone tra il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e l'assessore regionale alle culture, identità e autonomie Cristina Cappellini. La posizione di chiusura del primo cittadino cremonese rispetto alla possibilità di prestare l'opera a Milano per l'Expo deve essere rivista, secondo l'assessore Cappellini, che vuole portare nel capoluogo il quadro diventato simbolo dell'evento internazionale. Galimberti ha giustificato il suo no nel quadro di una politica culturale orientata alla valorizzazione delle ricchezze del territorio e la cui programmazione sarà presentata a breve alla cittadinanza. Sono d'accordo col sindaco Galimberti perché penso che sia stata una scelta nell'interesse della città. Molti turisti dovrebbero venire a vedere Cremona per vedere non solo l'Arcimboldo, ma tutto il resto che c'è a Cremona. E credo che Cremona abbia parecchie cose da offrire a tutti i visitatori che dall'Expo, facendo un'ora di treno, potrebbero tranquillamente venire a visitare dei tesori che altrimenti all'Expo non vedranno. Credo che sia un po' artificioso cercare di ricostruire in uno stand qualcosa che i turisti dell'Expo potrebbero venire a vedere con veramente un piccolo sforzo. Speriamo che sia anche la volta buona per mettere a posto la povera linea ferroviaria Milano-Cremona-Mantova, in modo che Cremona sia ancora più vicina al capoluogo della Lombardia. L'opera di Giuseppe Arcimboldo non è tra le maggiori dello stesso autore, attivo nella seconda metà del Cinquecento. Peraltro sono sterili le polemiche attorno alla decisione di negarne il prestito a Milano, secondo Tiziana Cordani, critico d'arte, che valuta i pro e i contro, ma attende di poter conoscere la politica di promozione culturale che il Comune di Cremona si appresta ad adottare per il 2015. Il quadro dell'Arcimboldo non è tra i maggiori, ma completa il discorso che riguarda preziosi gioielli del gusto di un'epoca e quindi completa il discorso fatto al Kunsthistorisches Museum di Vienna dalle opere maggiori. È una scelta difficile, effettivamente potrebbe avere dei vantaggi lasciarla a Cremona, così come potrebbe avere dei vantaggi portarla a Milano. Vanno valutate appunto le due cose nell'ambito di una politica culturale che peraltro io non conosco, quella che verrà attuata in futuro dal sindaco.